Ben ritrovati con la sesta edizione del Tocco Film Fest. Quest'oggi è qui con noi il fotogiornalista Ivan Romano. Benvenuto Ivan. Ciao a tutti. Grazie di essere qui con noi. Partirei subito con una curiosità. Com'è nata la tua passione per la fotografia e cosa ti ha portato a intraprendere questa carriera? Ma in casa avevo diapositive di mio padre, che era un amatore, un fotografo amatore, quindi ho cominciato proprio materialmente a toccare la fotografia attraverso le sue diapositive e poi con le scatole delle foto ingiallite. Quindi un po' è nata così. Poi ho avuto la fortuna di avere un nonno edicolante, facevo lo strillone e quindi poi ho mescolato la fotografia al giornalismo, anche se lo vivevo, diciamo, indirettamente con mio nonno che vendeva i giornali, e quindi da lì poi è nata questa grande passione. E c'è stato anche un film, tra l'altro, che mi ha indirizzato verso la fotografia, di Oliver Stone, Salvador, credo si chiamasse, era la storia di un fotoreporter nel Salvador degli anni Ottanta, insomma. Bene, interessante. La fotografia, diciamo, può essere vista come un fermo immagine che appunto ferma un momento della realtà. Abbiamo avuto modo di notare sui tuoi social scatti più orientati verso la street photography. Cosa ti porta a soffermarti di più sulla fotografia di strada piuttosto che altri generi? L'influenza avuta, diciamo, vivendo nell'edicola, no? Osservi la strada, osservi quello che avviene, insomma, nel quotidiano, e poi lo trasporti nel tuo lavoro e ne ricavi poi una questione anche di viscerale, no? Diventa un bisogno di raccontare una condizione particolare. Nella mia fotografia, cioè, vengono raccontate, insomma, le persone normali, spesso anche, diciamo, gli ultimi, no? E quindi la strada diventa la location ideale per raccontare le mie storie. Invece adesso ti faccio una domanda un po' più tecnica, che è anche una mia curiosità. Molti fotografi fanno un utilizzo, forse a volte anche spropositato, di post-produzione delle foto. Tu come ti poni su questo argomento e cosa ne pensi e qual è il tuo processo, diciamo, creativo verso una fotografia? Diciamo che all'inizio avevo un approccio purista, no, rispetto alla questione della post-produzione. Poi, crescendo e rapportandoti anche alle questioni commerciali legate alla fotografia, comprendi che ci sono dei segmenti, dei settori dove non puoi non prevedere, no, quella fase dello scatto. Del resto è una polemica recente, ma la post-produzione fotografica c'era anche con la camera oscura, no? Si lavorava su tante componenti in fase di stampa. Quindi, a mio giudizio, è sempre una questione relativa a cosa un fotografo deve trattare, quali esigenze anche di committenza ha, e diciamo, il ragionamento è un po' questo. Per quanto mi riguarda, io sono veramente minimal nella post-produzione. Posso accentuare dei difetti nelle fotografie, la grana e altri difetti delle macchine fotografiche, insomma, che tendo sempre ad esaltare perché mi danno una sensazione di più, diciamo, naturalezza. Oggi si tende un po' a cercare la parte estetica dell'immagine, e noi fotoreporter dovremmo forse concentrarci ancora di più sulla questione, diciamo, sulla potenza dell'immagine, non sulla bellezza, altrimenti diamo un messaggio che poi può diventare distorto. Sì. Il tuo curriculum vanta numerose collaborazioni con diversi quotidiani, come ad esempio il The Guardian, ne cito solo alcuni perché c'è veramente una lista grandissima, lunghissima, il The Guardian, il País, per quanto riguarda l'Italia, il Corriere della Sera o La Repubblica. Cosa hai provato la prima volta che hai visto un tuo scatto pubblicato su queste grandi testate? Ma io ricordo che ho avuto una grande fortuna nella vita, quella di intercettare la questione dei migranti. E ovviamente questo mi ha consentito di rapportarmi non solo con le grandi testate, ma anche con i grandi fotografi. E in un episodio in particolare in Serbia, dove sono stato arrestato, sì, perché entravo illegalmente in Europa, lì ho avuto la grande emozione di conoscere due premi WordPress arrestati insieme a me. E quindi, diciamo, più che la pubblicazione in sé, è stato poi vedere quelli che ho sempre reputato maestri avere le mie stesse, diciamo, difficoltà sul campo. Poi ovviamente l'emozione di produrre
che sia la testata, la grande testata internazionale o che sia comunque la testata nazionale, è quello che mi interessa, diciamo, è che poi la storia che io vado a ricercare e che vado a raccontare abbia poi il suo senso, no? Quello di avere quanta più diffusione possibile. Certo. Perché poi, ecco, si tratta di storie abbastanza delicate e quindi fa sempre piacere, diciamo, ritrovarsi una bella pubblicazione. E a tal proposito, c'è uno scatto a cui sei particolarmente legato? Sì, c'è una fotografia in particolare che non ho mandato a nessuna testata, che ho tenuto un po' per me. È una fotografia di una bambina scattata sulla rotta balcanica che mi ha colpito perché aveva uno sguardo particolare e, diciamo, in quello sguardo io c'ho tante, tante emozioni e l'ho tenuta per me, non l'ho mai mandata neanche a nessun concorso e quindi la faccio vedere durante le conferenze e racconto quella storia, diciamo, in maniera un po' più gelosa, Distaccata. diciamo, sono Se geloso vorrai, di allora quel magari ricordo. ce la fai vedere a noi in Assolutamente. privato. Noi ti ringraziamo per la Grazie a tua voi. disponibilità e per essere stato qui e alla prossima intervista.